Bentornati miei ombre su Animal Crossing New Horizons. Allora, abbiamo la nostra partita perché come al solito immagino ci sarà Tom Nook a dirci qualcosina. Oggi è il 26 marzo, le 11:23 esattamente. Sì, ciao a tutti, parla Tom Nook, sono le 11:23 di giovedì 26 marzo. Io ho già un'idea di cosa accadrà oggi, ma vediamo. Per quanto riguarda le ultime novità, a partire da oggi nella nostra Atlantide c'è un nuovo volto. Un volto nuovo, Kit! Sì, sono sicuro che passerà la giornata di oggi a disfare scatoloni, perciò non affollatevi. Sì, ho ancora qualcosa di importante da comunicare. Bene, bene, è meraviglioso vedere quanto entusiasmo ci sia sulla nostra isola, il numero dei residenti cresce. Sì, Atlantide sta diventando un posto piuttosto vivace. Come sempre, il nostro obiettivo è fornirvi a tutti voi i servizi migliori. Perciò sappiate che il centro servizi si trasferirà presto dall'attuale tenda in un edificio in pianta stabile. È un evento di grande importanza e ci vorrà un po' per costruirlo, perciò il centro domani sarà chiuso. Quindi se dovete usare il punto di raccolto, il punto Nook, fatelo nella giornata di oggi, sì. Da parte mia è tutto, ora uscite e godetevi questa fantastica giornata. Ah, interessante. Questo non me l'aspettavo, mi aspettavo l'arrivo dell'ultimo abitante, che tra l'altro non ricordo neanche come è fatto, ma speriamo bene, spero sia gradevole esteticamente. Adesso andremo subito a vedere. Dovrei anche avere completato l'espansione della casa, perché il debito l'avevo pagato, quindi oggi dovrebbe esserci una stanza in più. Andiamo a vedere. Eccoci. Ah, sì, in effetti sì. Guardate, c'è il tetto nero, ho cambiato colore per provare. Perché me lo chiedeva, quando fate l'espansione della casa ti chiede anche di cambiare il colore del tetto. Non so perché, ma è così. Quindi dovrei aver aggiunto una nuova stanza, vediamo. La facciamo? Oh yes! Eccola qua. Stanza vuota. Logicamente, da riempire. Bene. Allora, io avevo pensato di fare così. Ve l'avevo già detto, ma ve lo ridico. In questa stanza qua farò il salotto, dritto la stanza da letto e a sinistra magari vedrò o la cucina o il bagno. Adesso vedo forse il bagno perché ho qualche arredamento in più per il bagno, quindi potrei iniziare da quello. Infine vi faccio vedere la stanza che l'ho in qualche modo abbellita un pochettino in quanto più possibile. Lo so, ci sono i mobili di colori diversi, lo specchio è messo lì così a caso, però è già un pochettino meglio rispetto a prima. Ancora non ho degli arredamenti lussuosi o chissà quanto belli, ma ci accontentiamo. Questa è una stanza spoglia, ma l'avevo fatta così. Ho giusto cambiato il pavimento perché mi piaceva. Bene, usciamo. Allora, per prima cosa devo aprire la posta perché mi sono arrivati tanti, credo, regalini da Tom Nook. Esatto. Cioè, regalini, li ho comprati, altro che regalini. Ok. Purtroppo si possono fare solamente 5 acquisti, se non sbaglio, tramite proprio, come si chiama la valuta, le stelline, nel catalogo Nook. Purtroppo è così, hanno voluto mettere questa limitazione, non so perché. Qua abbiamo un nuovo regalo, ok, Nook Inc., giusto per l'espansione della casa, Kit. Ok. E infine, Fuchsia. Grazie per il mobile, ma non sapevo che ne avevi uno. Forse stanno bene anche più pezzi uguali nella stessa stanza. Ah, dimenticavo, ti ho preso una cosa. Grazie per il mobile. Io, ragazzi, ho inviato a lei non il mobile. Le avevo tipo inviato una gonna. Ma era giusto per provare, per vedere cosa faceva, inviandogliene una ai miei abitanti. Ma io non gli ho inviato il mobile, non so di cosa stia parlando. Vabbè. Scrivania da studio. Oh, bene, una bella scrivania. Coppia di fermalibri e regalo. Giacca da scolaro, ok. Qua abbiamo tutte le scarpe. Punta di gomma. Jeans corti che non ho neanche capito se sono da donna o da uomo, sinceramente. Ma ok. E il tavolo pieghevole da picnic. Bene, queste sono tutte cose che magari vedremo. Qua ho distrutto un po' di roba perché volevo fare una cosa fatta meglio, ma mi sono accorto che ancora non ho abbastanza oggetti a disposizione per creare tipo una specie di stradina di vicolo per arrivare all'ingresso di casa, in sostanza. Dunque,
abbiamo il nuovo abitante, anzi la nuova, perché dovrebbe essere una femmina, andiamo subito a vedere. E poi, ragazzi, come avete visto dall'episodio di ieri, ho preso il bambù e ho fatto una specie di piantagione. Eccolo qua, il mio bambù, il mio bel bambù. Li ho messi tutti qua a mo' di tipo foresta di bambù, va bene. Allora, l'ultimo abitante, se non sbaglio, era per di qua. Anche questa casetta devo dire che esteticamente mi piace. Sono, secondo me, più belline queste qui che la mia. Magari più avanti potremo anche modificare l'aspetto esteriore della casa. Ok. Maschio o femmina? Kit. No. Sono davvero iris di venire a vivere su quest'isola. Come vedi, devo ancora sistemare la mia roba. Sono un po' lenta, ma... Ok, è una femmina. Ma io adoro fare le cose per bene. Comunque, non sto già nella pelle all'idea di trascorrere il tempo qui insieme a te, cucciolo. Ah, bene. C'è anche un figliolino. Figlioletto. Dai, è carino questo personaggio. Sicuramente meglio di altri che ho. Dunque... Dopodiché, cosa ci ha detto il nuovo abitante? Ah sì, il negozio. Il negozio, andiamo a vedere. Qua ho piantato. Oh, finalmente ragazzi, sono cresciuti i frutti. Da quant'è che li avevo piantati? Oh, una bella piantagione. Non so ancora se questo sarà il luogo definitivo delle piantagioni di frutti. Ma per il momento li lascio lì. Poi ho piantato... qua abbiamo un coso che prendo dopo. Poi ho piantato anche delle ciliegie. E mi mancano le arance e basta. Poi dovrei aver preso tutti i frutti disponibili. Qua abbiamo un fossile, bello. Come al solito mi piace trovare i fossili. Non vedo l'ora di aggiornare il mio museo. Ok. Sì, prima di andare là volevo vedere se per caso c'era la solita bottiglietta sulla spiaggia. Non so se viene tutti i giorni. Oppure non è detto. Francamente penso di averla trovata quasi sempre. Però potrei sbagliarmi. Cioè sempre, non quasi. Oh, di nuovo, eccolo qua. Credo che si chiami Gulliver, se è sempre lo stesso. Vi ricordate che era già apparso all'inizio. Intanto qua c'è un elicottero che passa, non so se lo sentite. All'inizio praticamente... ve lo volevo far vedere come si salvava, ma poi il giorno dopo è sparito e non sono riuscito a salvarlo. Quindi lo potrei fare, magari nel secondo episodio di oggi vedremo insieme cosa succede quando viene salvato, finalmente. Sono curioso, o entrerà a far parte della nostra isola, ma mi sembra strano, forse no. Non lo so, vedremo. Ecco la bottiglia. Sì, probabilmente si trova sempre, ragazzi, tutti i giorni. Tavolo di legno ferro. Ok. Dovrei cambiarmi perché con queste maniche corte piove. Va bene. Ok, bando alle ciance. Andiamo questa volta veramente al negozio. Quindi devo fare tutto quello che posso fare oggi perché domani è chiuso. No, l'unica cosa che... Vabbè, c'è lo stello mat che mi può servire. Va bene. Oh, salve, salve, Shadow. La tua casa ha una stanza in più, un bel po' di spazio extra, non ha mai fatto male a nessuno. A questo punto non ci resta che affrontare la prossima questione. Il costo dell'ampliamento fanno esattamente... Aia. Ma sì, per i pagamenti puoi usare comodamente lo stello mat dal punto nuca. Ecco perché vi dicevo che mi poteva servire lo stello mat. Hai fatto miglioramenti così consistenti, posso offrirti servizi di personalizzazione. Non si tratta di ingrandire la tua casa, ma di cambiare l'aspetto del suo esterno. Le nostre offerte dipendono dalle dimensioni della tua dimora, ma i servizi di personalizzazione non hanno nulla a che fare con il tuo prestito e si pagano in anticipo. E come sempre, è un enorme piacere averti come nostro stimato cliente. Sì, sì. Io, ecco, quello che vi dicevo prima, ovvero la personalizzazione estetica, si può fare adesso, mi ha anticipato. A proposito di casa, sei venuto a parlarmi di casa tua? Cosa mi vuoi dire? Vorrei ampliarla, vorrei personalizzarla. Vabbè, ampliarla sicuramente. Ah, è giusto. Perché mi dimentico sempre che in automatico lui te la amplia in pratica. Noi dobbiamo adesso prima pagare il debito, giustamente. A proposito di casa,
Voglio vedere la personalizzazione, soprattutto uno quanto costa e soprattutto cosa c'è da fare. Posso personalizzare l'aspetto esteriore della tua casa per 5.000. Ok. Fantastico, ti mostro subito il nostro catalogo. Va bene. Ah, qui c'è il tetto, ma il tetto... Ah, ok. Giorno notte. Per il momento, ragazzi, si può modificare solamente il colore del tetto, come avete visto. Il viola però sta bene, ma adesso gli lascerò il nero, non voglio cambiare il colore adesso, in questo momento. La cassetta invece, sì, cassetta potrei prendere questa. C'è anche questa cosa qua, va bene. Ah, ci sono vari tipi di cassette, ok. Francamente credo stia meglio questa, rispetto a queste qua giganti. Vabbè, al momento ragazzi metto questa. Poi, se cambio anche l'aspetto estetico, lo ricambierò un'altra volta. Va bene. Una scelta interessante. È tutto 5.000 stelline. Mille grazie. Grazie a te. Farò in modo che i lavori siano terminati entro domani mattina. Va bene. Ok, ragazzi. Devo ricordarmi che domani questa tenda sarà chiusa, quindi devo fare tutto quello che mi serve oggi. Ovviamente che mi serve da fare là dentro. Bene, io direi che per questo episodio possiamo chiudere qua. Io mi farò il giro dell'isola in cerca di fossili e soprattutto di quelle pietruzze laggiù. Cosa c'è? Aspettate. Mi sembra a me o è una lumaca? No, vabbè. No, vabbè, prendiamola subito. Non sono mai stato più felice in vita mia di vedere una lumaca. E vai. Una chiocciola. Bene. L'avevate già presa voi? Beh, di sicuro apparirà quando... Cioè, appare quando piove. Però era già piovuto in passato, ma non l'avevo ancora incontrata una. Un'altra. Basta. Basta lumaca. Ok, ragazzi. Questo episodio termina qua. Mi raccomando, vi aspetto nel prossimo. E come sempre, spalliciate, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tutti gli incontri tra cui mi associo li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.